Ciao a tutti amici di xmardware.com e ben ritrovati da un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione l'ultimo mouse da gaming prodotto dalla Cougar Gaming e parliamo del modello Surpassion. Partiamo dalla confezione, possiamo osservare nella parte frontale immagine ossativa del mouse, il modello del mouse, un logo che ci ricorda la retroilluminazione di tipo RGB presente integrata su questo mouse. Nel retro della confezione ulteriori immagini illustrative con le relative caratteristiche tecniche riportate anche in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. Ai lati troviamo il nome del modello e ovviamente il brand. All'interno della confezione troveremo un manuale di istruzioni, alquanto inutile in quanto è un mouse plug and play. Troviamo un cartoncino che ci riporta un po' tutti i prodotti della Cougar Gaming. Ed infine troviamo il mouse stesso che è il Cougar Surpassion. Come possiamo osservare, la colorazione è totalmente nera, il ciore che rende ovviamente il mouse davvero classico ed elegante, come un po' tutti i mouse da gaming in circolazione. Ovviamente verrà ampliata o comunque migliorata l'aspetto visivo grazie all'aerodinamizzazione di tipo RGB a due zone, che sono il logo presente nella parte posteriore e la rotellina cliccabile nella parte avanzata. Quindi nel dorso troviamo semplicemente il logo della Cougar che verrà retroilluminata. Nella parte avanzata troviamo un singolo tasto che a dispetto di quello che si potrebbe pensare non è per il cambio dei DPI ma per variare l'illuminazione e gli effetti di illuminazione del mouse. Due classici tasti principali dotati di Twitch Omron e ovviamente la rotellina con un rivestimento gommato e di tipo cliccabile. Spostandoci nel lato di sinistra troviamo due classici tasti laterali con un buon feedback, come possiamo sentire. Nella parte inferiore troviamo una superficie soft touch in gomma che migliorerà sicuramente il grip sul mouse durante lunghe sessioni o un lungo utilizzo. Nel lato destro troviamo semplicemente la medesima superficie texturizzata soft touch. Spostandoci nella parte frontale possiamo osservare meglio il design e la forma del Cougar Surpassion. Nella parte inferiore invece possiamo osservare sicuramente la chicca principale di questo mouse, che è un display che è contornato da due tasti laterali che ci permetteranno di modificare i DPI, l'angle snapping, il LOD e qualche altra impostazione che poi descriveremo meglio nella recensione scritta sul nostro sito. Nella parte superiore troviamo il sensore, che è un sensore ottico PixArt PMV3330. Potremmo impostare i DPI da un minimo di 50 ad un massimo di 7200 con SEP di 50. Nella parte inferiore e superiore troviamo due classici mousefit in PTFE. Quello là inferiore è leggermente più piccolo rispetto a quello superiore. Classico adesivo con altre informazioni e il logo della Cougar. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto, scusate, ma classico gommato. E il cavo USB è placcato oro. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete la recensione con ulteriori immagini, nostre considerazioni e tutto ciò che riguarda il nuovo mouse da gaming della Cougar, ovvero il Cougar Surpassion. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.